sabato 27 e domenica 28 maggio si celebrano i 150 anni del matrimonio di Maria Vittoria con Amedeo II, Duca d'Aosta, re e regina di Spagna. Sabato 27 a Palazzo Cisterna a Torino, una visita guidata animata dal gruppo storico Principi dal Pozzo della Cisterna inizierà le celebrazioni, che nel pomeriggio si sposteranno a Reano, dove sono previsti incontri e visite guidate. Domenica 28 maggio le celebrazioni si concluderanno con un'intera giornata alla Basilica di Superga. Reano è una piccola località posta fra le verdeggianti colline della Val Sangone, a poca distanza dai laghi di Avigliana e dalla Sacra di San Michele. Il paese, feudo dei Dal Pozzo della Cisterna dal 1561, è particolarmente legato alla figura di Maria Vittoria, che trascorse nel castello di famiglia lunghi periodi. E qui, a Reano, possiamo ammirare alcune magnifiche tele tardo rinascimentali che i Dal Pozzo donarono alla nuova parrocchiale. Buongiorno. Buongiorno. È aperto il museo? Certamente. Alcuni quadri sono ora conservati nella Cappella della Pietà, sepoltura di famiglia dei Dal Pozzo, oggi restaurata e intelligentemente trasformata in un piccolo e prezioso museo civico, fortemente voluto dal comune di Reano e gestito grazie alla collaborazione dell'associazione Principi dal Pozzo della Cisterna e degli AIB di Reano. La stupenda tomba dei Dal Pozzo, edificata nel 1866 in stile neorinascimentale, è opera del grande scultore Vincenzo Vela. I dipinti conservati a Reano furono eseguiti da alcuni fra i migliori pittori toscani presenti a Firenze alla fine del Cinquecento. Gli autori si presentano nei dipinti di Reano al meglio della loro produzione, in particolare la Natività di Maria del Butteri e la Visitazione del Vaiani vanno annoverati fra i capolavori di questi artisti. I singolari gioielli, i ricami, le acconciature e le calzature denotano una diretta dipendenza stilistica da Alessandro Allori, nipote del Bronzino, ma con la rielaborazione di un linguaggio sofisticato e prezioso. Nella parrocchiale è anche presente un magnifico dipinto di Giovanni Antonio Molineri. Appuntamento a Reano per scoprire uno dei più importanti nuclei pittorici del Piemonte.